ho iniziato che ero un bambino, avrò avuto 6-7 anni. Ho fatto parte di un coro di bambini, Voci Bianche. E in questo coro ho imparato a suonare uno strumento che era la melodica soprano, un piccolo strumento a fiato su due ottave, sul quale ho capito un po' tutto il mistero, tutta l'organizzazione matematica della musica, anche l'algoritmo. E così ho cominciato a captare con l'orecchio qualsiasi cosa ascoltassi. Tu sola sei l'amore. Fondamentalmente sono un pianista, oltre a essere un cantautore, e ho avuto voglia di pubblicare due dischi di solo pianoforte. Il primo si intitola semplicemente Piano ed è uscito nel 2017. E il secondo è uscito qualche mese fa, Piano Nudo, con composizioni pianistiche che nascono nelle quattro mura di casa mia. In fondo la musica è una missione, ci devi dedicare, no? Consuetudinariamente. E da queste composizioni nascono brani per il cinema, per i documentari, e a volte diventano delle vere e proprie canzoni. All'ombra del passato, tutto l'amore che non ti hanno dato. È Umbria Jazz, la prima volta credo è stato nel 2000-2002 all'Auditorium Santa Chiara, Perugia. Poi sono tornato diverse volte. Ricordo un concerto condiviso con la grande Diana Ross all'Arena di Santa Giuliana. E cosa posso dire? È una grande famiglia dove c'è l'incontro e la fratellanza musicale, dove finalmente si scopre che la musica è un linguaggio senza bisogno delle parole, no? Che è fatto di pace, di serenità, di fratellanza. Chiaramente il ruolo della musica è fondamentale, perché a livello pedagogico proprio è importante fare ascoltare per esempio la musica classica alle giovanissime generazioni. Inizierei proprio dalla scuola elementare, come è capitato a me quando facevo parte del coro, e poi avventurarsi, perché comunque il jazz è improvvisazione pura, le mani parlano da sole, il cuore parla e si collega a qualcosa di ultraterreno. Che potresti raccontarla tu la mia storia.